Sei ancora qui? Sì, dopo una notte del genere, una buona colazione è quello che ci vuole. È chiaro che non sai come funzionano le cose. Dovevi già essertene andata, non c'è nessuna colazione. Dai, ti accompagno alla porta. Sei un verme, Glenn Quagmire! Uno di questi giorni avrai quello che ti meriti! Mettiti qualcosa di caldo, hai un ghiacciolo in formazione là sotto. Ah, ha lasciato lo scaldatamponi elettrico. È successo? Ma che strano, perché sembra una ragazza allo specchio? Ah! Ah! Che cosa ti prende, blocca letto 5000? È solo per le donne! Ritorna in te, forse hai solo bevuto un drink di troppo ieri notte. Figlio di puttana! Joe, per un attimo ho pensato di essere nei guai. Sai perché ti ho fatto accostare, tesoro? Hai la guida troppo sexy per circolare qui. Forza, fammi vedere la patente. Cosa? Joe, che diavolo ti prende? Sono io, Quagmire. Glendavagin Meyer. Che ne dici di passare 4 ore a cercare disperatamente di mettermi sull'attenti il soldatino? Cavolo dici, sei scemo! Mi sto solo divertendo. Anzi, come dico a tutte le signorine, ghighiti, ghighiti. Questo non lo dici tu, lo dico io! Sei una brutta persona! Sentiamo, qual è il problema? Dottor Hartman, qualcosa non va in me. Tutti mi trattano come una donna. Non so che sta succedendo. Riconosco quel tono isterico della voce. Sembra che qualcuno sia in pieno ciclo. Ok, tesoro, fammi sputazzare sulla mano e cominciamo. Ah, sta lontano, pervertito! Oh mio Dio, il mio specchio allora non mentiva. Tutti mi vedono come una donna. Oh no, è l'universo che mi dà quello che mi merito per essere sempre stato un maiale. Da ora in poi mi comporterò in modo diverso. Gli uomini sono dei vermi, rinunciamo a loro e divertiamoci fra di noi, venite ragazze! Ah,